È vero che il 95% dei trader perde e solo il 5% dei trader vince? Questa è la domanda che ricevo con maggiore frequenza e purtroppo la risposta è sì, è vero. E quando mi chiedono com'è possibile, oggi voglio dare una spiegazione. Sono Giuseppe Polito, mi trovo nella splendida Scala dei Turchi e qui c'ho il mio PC dove andremo a vedere il mio conto reale con le operazioni che avete ricevuto per chi mi segue, che nel mio caso sono valse 1490 euro di profitto fatte con 5 operazioni. Ma chi sono? Il 95% di coloro che perdono nel trading e chi invece il 5% che alla fine riesce. Nel 95% dei casi sono persone che tentano solo per qualche settimana, per qualche mese e si attendono risultati immediati. Chi sono il 5% che alla fine riesce a essere profittevole? Coloro che diventano professionisti del settore. Facciamo qualche esempio. Chi va in palestra con l'obiettivo di modellare il proprio corpo? Quante persone secondo voi riescono a riuscirci nel breve termine? Quante persone iniziano una dieta cercando di ritornare con la pancia piatta come ai tempi d'oro? O quante persone iniziano un corso di inglese con l'obiettivo di parlare in maniera fluente? Pensate che si possano raggiungere risultati in poco tempo e senza sforzi? La gran parte delle persone che iniziano qualsiasi tipo di questi percorsi, così come quello di trading, poi alla fine molla. Quindi evitiamo di dire che il trading online è una truffa o non funziona, perché significherebbe che qualsiasi dieta, che le palestre, che i corsi di inglese non funzionano nessuno. Quello che comanda realmente è la nostra testa. Chi riesce è soltanto colui che ha un obiettivo, se lo fissa bene nella propria mente e cerca di arrivarci con molta determinazione e sicuramente cercando di farsi aiutare da chi ha le migliori informazioni. Per quale motivo? Perché fare un percorso fai da te, in parte è quello che ho fatto anch'io, è durato troppo a lungo ed è veramente faticoso. Quindi ci sono altissime probabilità di non riuscire quando noi allunghiamo il nostro percorso perché non abbiamo le corrette informazioni. Ottenere le migliori informazioni da chi è realmente già un professionista, la scelta che consiglierei a chiunque. Quindi evitiamo di farci aspettative nel breve termine, perché diventare trader è una professione a tutti gli effetti. Ci vogliono sacrifici, determinazione e le giuste informazioni. Adesso andiamo a vedere il mio conto reale. Ci mettiamo qui, mi metto comodo e vi faccio vedere com'è andata questa settimana. Allora, siamo sulla mia MetaTrader, conto reale, un real one, lo vedete da qui, lo seleziono, ho messo il pennarello blu per evitare di far vedere la sigla e il nome del broker, non fare pubblicità occulta, e qua ci sono le operazioni che sono 5 operazioni, neozelandese canadese 165 euro di vincita, sterlina canadese invece il migliore della settimana 945 euro, siamo riusciti a beccare l'estensione ribassista, l'australiano canadese invece 196 euro di perdita, neozelandese yen 153 euro di vincita, quello l'opportunità di ieri, la sterlina contro il dollaro, 426 euro di profitto. Vi faccio notare, partiamo dall'NZD CAD che mi è valso 165 euro, come si è comportato? Avevamo indicato questa zona di supporto importante. Quando c'è stata la rottura di questa fase discendente della trend line con aumento della volatilità, siamo entrati al rialzo. Questo era il nostro target, che nel mio caso è stato sfiorato, spizzicato, quindi comunque il target era corretto, doveva essere messo leggermente più basso. Quando l'ho visto crollare, ho chiuso più o meno in questa zona qui, quando ormai era troppo tardi, quindi povero il profitto di 165 euro, mentre qualcuno di voi so che invece è riuscito in ogni caso a portare a casa un profitto migliore del mio. Andiamo sul successivo, andiamo su sterlina canadese che è valso 145 euro, vi faccio notare quella che era invece l'analisi, avevamo visto questa fase discendente, flag, che è stata rotta al ribasso, siamo entrati qui per la discesa, siamo riusciti a fare tutta questa estensione. È peccato che nel mio caso ho chiuso quando ho visto che risaliva, perché avrei potuto continuare la discesa, ma ci accontentiamo, 945 euro abbastanza interessanti. Andiamo sul successivo, australiano canadese, vi faccio notare qual era la logica. Questo era un'opportunità che io ho indicato nell'analisi generale, quindi non era con i setting specifici come negli altri segnali, quindi l'idea era che qua avevamo questo supporto molto importante, c'era stato già un rifiuto qui, qua quando ho visto questo doppio minimo io sono entrato, quindi immagino che voi questa operazione non ce l'avrete. Quando ho visto l'aumento di volatilità con la rottura di questa trend line sono entrato al mercato, ho inserito uno stop proprio dove c'era
diciamo, questo livello, perché comunque vedete qui c'erano, era già stato rimbalzato, avevo messo un livello stretto per rischiare poco, effettivamente la perdita è stata poco, ma talmente stretto che poi mi ha beccato in questo punto e poi è risalito, è andato nella previsione che avevamo indicato, quindi il livello ha funzionato correttamente. Ho sbagliato io effettivamente a mettere lo stop troppo stretto. Andiamo avanti su NZD JPY, che è valso 153 euro soltanto di profitto perché non si è esteso. Vi faccio notare che avevamo qui la nostra fase di consolidamento che aveva creato questa sorta di testa e spalla, quindi debolezza. Poi alla fine il prezzo ha rotto, ritestato, quando doveva estendersi non lo ha fatto, ha lateralizzato, e quando vedete una lateralità del genere, diciamo che non conviene stare a mercato, o meglio cercare di monitorarlo, e se vedete che non c'ha la forza per estendersi al ribasso, così come ho fatto io, ho chiuso praticamente soltanto con un piccolo profitto di 153 euro. Andiamo all'ultimo delle nostre opportunità, quello che avete ricevuto ieri, sterlina dollaro, che è valso 426 euro di profitto. La logica ovviamente era in questa fase laterale, che quando è stata rotta al ribasso siamo riusciti a prendere questa piccola estensione proprio a livello del primo target che avevo dato io. Era venerdì pomeriggio, quindi ho voluto chiudere totalmente l'operazione. 426 euro di profitto che portano a un totale di 1490 euro il profitto della settimana. Ragazzi, per quest'oggi è tutto. Adesso ci tuffiamo nel weekend e ci vediamo la prossima settimana. Buon trading a tutti. Ciao ciao.